il campionato di Serie B è un campionato diverso da quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Quando tu sbagli l'approccio alla partita oppure quando hai un breakout di un quarto, le squadre ti puniscono. Sicuramente aver perso due partite che erano a un certo punto praticamente vinte lascia un po' l'amaro in bocca perché a questo punto potevamo parlare di 4 o 6 punti. Ci sono dei demeriti nostri e stiamo lavorando per limare queste problematiche che ci hanno portato a perdere due partite. Dal punto di vista psicologico, questo per voi negli ultimi 2 anni è la prima volta che perdete due partite di seguito, quindi come la state vivendo questa cosa? No, non c'è nessuna pressione da questo punto di vista perché non partivamo con i favori dei pronostici, soprattutto nell'ultima partita, perciò non la stiamo vivendo male psicologicamente. Sicuramente ci troviamo in una situazione nuova a dover gestire più sconfitte nell'arco del campionato e domenica c'è subito un banco di prova importante perché la partita è un campo dove si può provare a vincere in trasferta, in questo campionato non ce ne sono molti e dovremo cercare di portare a casa 2 punti. Personalmente è un anno particolare per te, ovviamente, per tutte le cose che si sanno. Come ti giudichi in queste 3 partite? Quanto puoi migliorare ancora? Migliorare si può migliorare sempre. Diciamo, avevo avuto un buon esordio, la prima partita in casa, come tutta la squadra. Poi sicuramente le ultime 2 partite l'ho giocato in maniera un po', sottotono. Sicuramente essendo il playmaker e prima di questo il capitano della squadra, questo ha influito, sui miei compagni. Purtroppo sono venute fuori 2 prestazioni magari non all'altezza mia e della squadra, però è la prima volta che mi affaccio con così tanti minuti e con così tante responsabilità a un campionato come la Serie B, che è il terzo campionato nazionale, perciò lo sto scoprendo e da domenica cercherò di dare una svolta al campionato. Sulla partita di domenica, come la presenti, come la vivrai, che partita sarà? Sicuramente sarà una partita importante perché dopo 2 sconfitte andare con lo spirito giusto in un campo dove sicuramente si può vincere, quindi è fondamentale tutto il supporto della squadra, credere nel compagno e portare sicuramente questi 2 punti a casa per poi ripartire e riniziare, diciamo, non da capo ma quasi, cioè, nel senso. E prendere le cose negative e le cose buone fatte in queste 2 sconfitte e poi non guardare tanto la classifica, ma la crescita della squadra dell'individuo. Per te che hai giocato in Serie B a Francavilla, se non sbaglio, Sì. adesso che differenza c'è a giocare in Serie B con la canotta della squadra della tua città? Beh, una grossa differenza, perché Francavilla, sì, ha fatto un anno bellissimo, una squadra molto, molto compatta, però indossare i colori giallorossi e affrontare un campionato così importante ha motivazioni ben diverse rispetto ad altre. Di sicuro è una nuova avventura per la società che da un paio di anni ha affrontato il campionato minore, poi soprattutto per i ragazzi anche della nostra città che diciamo, è un roster quasi tutto completo da giocatori di Catanzaro, quindi è una cosa anche bella nel basket italiano avere proprio una squadra di serie che affronta un campionato di serie B con tutti i giocatori di Catanzaro, quindi cioè, è una bella cosa anche personale e soprattutto ho voluto essere presente a questa grande occasione. Ecco, questa squadra fatta tutti, diciamo, la maggior parte di catanzaresi, dove può e deve migliorare per fare un buon campionato, secondo te? Ma innanzitutto bisogna trovare un certo equilibrio che di sicuro si troverà presto o tardi, speriamo presto, però io, cioè, come ho detto nelle altre interviste, vedo bene questo gruppo.
bisogna sempre lavorare. Logicamente, adesso come adesso, con i risultati che ci sono stati, forse un po' non è andata bene, ma sicuramente sono sicuro che nelle prossime partite daremo il meglio di noi. Andrea, scusi, ma anche a te volevo chiedere cosa ne pensi di questa trasferta di Serie, anche da capitano, come deve affrontarla la squadra? Allora, è una trasferta che, come ho detto prima, non è impossibile perché ci sono campi che oggettivamente in Serie B per la squadra che siamo noi sarà veramente difficilissimo andare a fare risultato. Questa è una squadra che, come noi, è una squadra giovane, è una squadra neopromossa, ha 0 punti in classifica, quindi sarà agguerritissima per cercare di conquistare i primi 2 punti in classifica ed è una trasferta veramente insidiosa. Dall'altra parte, noi, venendo da due sconfitte sfuggite, una all'ultimo secondo e una nei minuti finali per demeriti nostri, abbiamo una carica importante per andare a cercare di prendere 2 punti. Andrea, sicuramente prima l'avete visto con il costume e immagini della gara di Serie, non studiato bene l'avversario che lei avesse fatto di questo roster, visto che tante individualità sono giovanissimi quasi come lei, anche più giovani. Sì, hanno 2 o 3 giocatori di esperienza che fanno un po' da chioccia a tanti ragazzi molto molto giovani. È una squadra che fa dell'intensità difensiva la loro arma migliore perché fanno una pressione tutto campo, diciamo, costante. Nell'ultima partita sono rimasti appunto a contatto con una squadra fortissima come Bisceglie, che è primo in classifica per 2 quarti, proprio perché sono riusciti a limitare le loro bocche da fuoco. E hanno sfruttato tutta l'intensità difensiva, però essendo una squadra molto giovane sono soggetti anche a prendere dei break importanti come è successo sia con Monteroni che con Bisceglie , quindi noi dovremmo cercare di fare una partita equilibrata , e andare a colpire nei momenti di loro blackout. Anche perché, scusa, loro hanno il peggior attacco del girone. Sì, ti ripeto, loro sono una squadra che non hanno grandissimo talento, con tutto il rispetto dei giocatori, perché sono un paio di giocatori anche in prospettiva molto, molto bravi. Uno su tutti, che è il ragazzo con cui ho giocato, Bastone, che è il miglior realizzatore, un ragazzo del 92, sicuramente sarà importante riuscire a limitare lui. Però alla fine i punti segnati mi sembra che sono 55-60 per partita. Il problema sarà sicuramente non entrare, diciamo, in confusione sul loro pressing, non fare palle perse, perché poi in trasferta queste cose le puoi pagare. Ah, la nostra arma in più può essere proprio quella di, visto che è un campo sì difficile, loro sono motivati perché vogliono la prima vittoria, anche noi siamo motivatissimi perché vogliamo far bene e quindi cioè, l'arma in più deve essere questa, deve essere quella di credere nel proprio compagno di squadra, credere nei nostri valori tecnici. E portare a casa i 2 punti, cioè, poi logicamente loro è vero, come ha detto Andrea, non hanno un potenziale offensivo grande come abbiamo incontrato le ultime partite, e quindi logicamente non vogliamo che siamo noi a sbloccare il loro potenziale offensivo, quindi anche a livello difensivo dobbiamo dare noi un segnale forte e quindi limitarli. E poi, logicamente, segnare, no? E vincere la partita. Quindi. Di questo abbiamo parlato proprio in settimana, perché non so se avete visto che negli ultimi 2 quarti domenica abbiamo fatto 8 e 9 punti, che sono una miseria per vincere una partita in casa. Abbiamo sfruttato poco, anche secondo me, i nostri punti di forza, che sono quelli dell'intensità difensiva, del contropiede, dell'entusiasmo. Perciò non so neanche dare in percentuale un margine di crescita a questa squadra. Secondo me è un margine veramente ampissimo, perché comunque sì, è una squadra che per
5-6 decimi è rimasta quella dell'anno scorso, ma ci sono giocatori importanti da inserire, perché Pasquale è un giocatore da quintetto da inserire completamente, Naso è un giocatore importantissimo per noi da inserire, Morici è un giocatore da inserire, Ippolito è arrivato alla stagione scorsa in corso e quindi è un giocatore da inserire. Ci dobbiamo ritrovare un attimino, dobbiamo un attimino trovare la quadratura, come si dice, del cerchio, come dice qualcuno più bravo di me, però secondo me noi ancora non abbiamo detto nulla, cioè proprio nulla, quindi da domenica cercheremo di incominciare a dare qualche risposta da questo punto di vista. Battaglia, come giudichi il tuo nuovo capitano? Ma non avevo dubbi che fosse Andrea il capitano perché mi ricordo ai tempi anche della Virtus Catanzaro quando giocavamo in C2 che era capitano, quindi per me non è una cosa nuova. Poi logicamente è sempre stato Andrea Cattani per quanto riguarda la prima squadra, adesso che purtroppo ha già smesso di giocare è giusto che sia Andrea Scuderi a vestire la veste da capitano. Niente, sono contento perché diciamo, siamo cresciuti nel settore giovanile, per me oltre che un compagno di squadra è un amico, quindi vedo bene, poi logicamente è una veste importante il ruolo di capitano, quindi in bocca al lupo. Sì, è inutile nascondersi, soprattutto in alcuni momenti si sente la mancanza del capitano, però io penso che dietro la sua scelta ci sia anche la volontà di poter dare ad alcuni giocatori, a me in particolare, ma a Pasquale, a Gianluca, a Nicolas, a Simone, a Ian De Stesso, delle situazioni appunto di difficoltà, perché se anche in questo campionato ci fosse stato lui, avrebbe preso lui questo tipo di responsabilità nei momenti difficili, probabilmente noi non saremmo mai cresciuti da questo punto di vista. Perciò è chiaro che il capitano manca in questi frangenti, però se, non, se io o Pasquale o non sbagliamo, non ci prendiamo noi la responsabilità, io penso che proprio dietro la scelta di Andrea ci sia questa volontà. Penso che sia, anzi ne sono sicuro, che sia un percorso programmato. È logico che se il capitano ci fosse stato avrebbe messo una bomba la domenica, e magari non sarebbe finito in quel modo. Due domeniche fa Martina Franca avrebbe gestito meglio i minuti finali. È chiaro, è così, sicuramente dai nostri errori noi dobbiamo imparare il più in fretta possibile, perché partite come le abbiamo perse in futuro non le dovremo perdere più. Anche perché il talento non vi manca, assolutamente. Quello spero proprio di no, perché comunque abbiamo fatto vedere in alcuni frangenti delle partite di poter giocare a questo livello. Siamo mancati nei momenti finali e non dovremo mancare più. Il campionato di Mo è difficile.